In occasione del terzo congresso nazionale della Public Affairs Association, abbiamo fatto il punto con il suo presidente su quanto questa associazione sta facendo per favorire un rapporto corretto tra le imprese farmaceutiche e il mondo delle istituzioni. Tutti in Italia la conoscono come presidente della SINGE per la sua ben nota attività a favore della medicina di famiglia, però lei è anche presidente della Società Italiana di Public Affairs. Ecco, ci racconta gli obiettivi di questa organizzazione? È nata circa un anno e mezzo fa l'Associazione degli Affari Istituzionali per iniziativa di un gruppo di amici, incluso il senatore Tomassini, che poi è il presidente del comitato etico. È un'associazione che deve semplicemente portare avanti un percorso e affiancare anche il legislatore nell'identificazione di un modello trasparente, chiaro e semplice di interazione tra tutti coloro i quali hanno bisogno di lavorare con la pubblica amministrazione, che devono essere le terze parti come nel servizio sanitario e la complessità dell'amministrazione pubblica. In Italia è sempre stato molto difficile, anche se questa attività è sempre stata compiuta, ma non è mai stata, diciamo, normata come un'attività trasparente, visibile, riconosciuta. Il nostro obiettivo è quello di dotare, i nostri associati non soltanto di un codice etico, non soltanto di un programma chiaro, ma di un tesserino. Cioè, noi vogliamo che si capisca quando sta venendo a trovarci un responsabile degli affari istituzionali, perché questa persona è portatore, insieme con questo identificativo, con questa tessera di identificazione, di valori, di un sistema, di un modello, diciamo, di relazione che è visibile. Quando entra una persona con queste caratteristiche, noi sappiamo già che possiamo fare affidamento sui suoi valori etici e sul riconoscimento di una professionalità vera. Dottor Criceri, chi sono gli iscritti alla Public Affairs Association? Ma gli iscritti possono essere o individui, persone che esercitano questa attività all'interno delle aziende, possono essere le stesse aziende, in quanto interessate a sviluppare sistemi anche di formazione per i propri associati e di usufruire dei servizi che noi offriamo, possono essere anche associazioni di aziende, quindi diciamo degli aggregati di aziende come Confindustria, Farmindustria, Assogenerici ed altri. Ecco, la società è giovane, è nata da poco, questo infatti è il terzo convegno nazionale. Ci sono già degli esempi di progetti, di attività che avete svolto appunto in linea con quelli che ci ha detto essere gli obiettivi? Beh, sì, innanzitutto abbiamo tenuto il primo convegno sulla 231, che è probabilmente la chiave di volta dell'attività professionale di tutti coloro i quali si occupano di affari istituzionali e di responsabilità nell'azienda. Poi stiamo organizzando adesso un convegno sull'ECM. L'ECM è questa strana creatura che è comparsa nel nostro paese e le cui implicazioni in termini di responsabilità professionale, di responsabilità civile e anche penale sono ancora assai poco conosciute. Poi abbiamo promosso l'ingresso della Public Affairs Association all'interno della Global Alliance, che è l'associazione internazionale che riunisce tutte le associazioni di lobbying. Abbiamo stretto rapporti con gli Stati Uniti, abbiamo esaminato la legge sulla lobbying e le attività di lobbying che il Parlamento inglese sta normando. Quindi una sorta di apertura verso il mondo per portare in Italia la cultura e le conoscenze e costruire il nostro, nazionale, personale percorso.